Io sono Stefano Carboni, sono un docente all'Istituto di Acquacultura dell'Università di Stirling in Scozia e mi occupo di ricerca scientifica sull'allevamento degli invertebrati marini. Sono sardo, anche se emigrato. Ritorno in Sardegna molto volentieri come collaboratore di un importante processo sia scientifico che di sviluppo industriale, concentrato sull'allevamento dell'acquacultura all'interno delle lagune sarde. L'apparato regionale, sia della ricerca che dell'allevamento in questo settore, sembra in un momento in cui ci sia effettivamente la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Si ha la sensazione che ci siano convergenze di intenzioni e di opinioni che creano delle opportunità importanti per questo settore industriale. La qualità delle acque nelle lagune sarde associate con l'imprenditoria regionale ho l'impressione di ha l'opportunità di creare un nuovo comparto che è allo stesso tempo estremamente sostenibile dal punto di vista ambientale, ma contemporaneamente possa fornire delle significative opportunità di occupazione nelle aree costiere della regione. L'ostrica è un prodotto di nicchia, un prodotto che ha un alto valore economico, un basso impatto ambientale e offre delle opportunità di ricerca ancora molto significative sia dal punto di vista della fisiologia, della genetica, della resistenza alle malattie. Contemporaneamente gli apparati regionali che regolano le attività produttive, soprattutto in aree costiere delicate, hanno bisogno di un supporto dal punto di vista tecnico-scientifico per fare in modo che questo sviluppo sia veramente sostenibile e che non sia quello che spesso succede in acquacultura, un'esplosione e poi seguita da una contrazione, ma che possa crescere in maniera organica con la creazione di nuove competenze e la creazione di un indotto che porti l'ostrica ad essere uno tra i più rinomati prodotti sardi insieme allo spumante, insieme ai formaggi. Sono Alessandro Gorla e sono in Sardegna da 15 anni per fare le ostriche. L'azienda si chiama Compagnia Ostricola Mediterranea, ha cominciato il lavoro da zero, da niente, non c'era nulla quando abbiamo installato l'allevamento e siamo diventati in poco tempo l'azienda più importante in Italia e l'unica ad occuparsi solo ed esclusivamente di ostriche. Da allora ci siamo tolte tante soddisfazioni, ma abbiamo avuto anche innumerevoli problemi. E confidavo che con Ostrinnova questi problemi si potessero affrontare con grande decisione. E devo dire che effettivamente buoni passi avanti si sono fatti, e l'idea è buona, i ricercatori bravi e il primo passo è stato fatto. E personalmente in passato e tuttora dissento da alcune scelte fatte nell'organizzazione del progetto e nella sua realizzazione, come ad esempio la suddivisione degli spazi tra i diversi enti di ricerca, quando invece andavano, secondo me, privilegiate le modalità di collaborazione più promettenti, ovvero lavorare tutti su ogni luogo, ognuno per una determinata attività. E deve essere il progetto adesso come obiettivo, se ci sarà un Ostrinnova 2, decisamente più incisivo nei confronti del decisore politico, che è il vero punto di debolezza, come è emerso anche da diversi interventi e dalla conoscenza dell'organizzazione dell'intero settore, non solo in Sardegna ma anche in tutta Italia.